Le novità sono quest'anno fondamentalmente che abbiamo esportato questo modello che ha funzionato, di collaborazione pubblico e privato per valorizzare dei beni comuni. L'abbiamo esportato a altre due aree importanti, quali quella di Piano Battaglia e di Ficuzza. Noi nel nostro piccolo proviamo ad accendere una piccola luce su queste due altre bellezze naturali che a nostro parere vanno valorizzate. È un appuntamento pensato per le famiglie, e ha dei programmi e delle attività che riguardano appunto dai bambini fino agli adulti, quindi si va dal concerto del Teatro Massimo, per esempio, fino all'attività per bambini, dalla bici all'arrampicata sportiva e quant'altro. Non è solo questo, perché abbiamo inserito per il secondo anno consecutivo un'area salute e benessere, un'area salute e benessere importantissima perché è gestita dall'ASP e in quella occasione, mentre le persone si divertono, giocano e passano una giornata, hanno la possibilità di fare invece sia degli screening oncologici che la vaccinazione, che la microcippatura per i propri animali. E quindi di questo ringraziamo molto l'ASP perché ci ha riferito che negli scorsi anni l'attività di screening è stata molto utilizzata da parte dei visitatori della Domenica Favorita. Gli appuntamenti sportivi, abbiamo montato una parete di arrampicata sportiva sulla quale i bambini si potranno divertire. C'è un programma di guida di bici, rivolta appunto ai bambini, e poi ci sono tantissime attività che partono dall'animazione per i più piccoli fino al Safari Green, che sono organizzati da tante associazioni, e quindi c'è l'imbarazzo della scelta per i bambini.